Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, il nostro salotto con ospiti in diretta ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Sono le 10 passate da pochi secondi. Se volete mettervi in contatto con noi o con i nostri ospiti, avete già in sovrimpressione i nostri contatti 351-708-9977 oppure casarossini@rossinitv.it per mandare messaggi, ma anche per eventualmente inviarci delle foto o dei vocali o dei filmati, insomma tutto quello che voi pensate possa essere utile per mantenere vivo il rapporto e tenerci in contatto sfruttando questo fatto che siamo appunto in diretta. Una serie di ospiti anche oggi, ma prima, come sempre, la domanda del sondaggio. Non sappiamo più cosa chiedervi, diciamo la verità. Il sondaggio arriva attraverso il canale televisivo, ma anche attraverso i nostri social, per cui l'avete già trovato online sui nostri social, ed entra in cucina questo sondaggio: pasta lunga o pasta corta è la domanda che abbiamo fatto oggi. Naturalmente prendetelo per quello che è, sono delle battute, sono poco più che battute, però alla fine danno un risultato abbastanza significativo che riporteremo durante la trasmissione e che vi comunicheremo, oltre che naturalmente potrete seguire anche direttamente andando a sbirciare sui social. 17 maggio, secondo Personology, è il giorno della ricerca delle basi e oggi si celebrano diverse giornate, la giornata mondiale delle telecomunicazioni, ma non solo, e anche la, come tutti sanno, la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, l'intersexfobia e la transfobia. È dal 2004 che questa giornata è istituita, per oggi appunto 17 maggio. Sembra incredibile pensare ad esempio che solo nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Questo per darvi un'idea di quanto è importante comunque questa sottolineatura che arriva con queste giornate, che evidenziano appunto, a mio parere, l'anacronismo di tutte queste cose, ma evidentemente qualcosa di più. È anche la giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, tanto per non farci mancare niente, e la Chiesa Cattolica celebra San Vittore, che subì il martirio per la fede cristiana. San Vittore lo dovremo vedere fra un po', eccolo qua, era un soldato che poi alla fine è stato martirizzato appunto perché aveva celebrato la sua fede cristiana. L'evento storico che abbiamo scelto per il 17 maggio risale invece al 1865 ed è appunto la fondazione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Noi siamo abituati a pensare alle telecomunicazioni come qualcosa di ipermoderno, in realtà è del 1865 la necessità appunto di fondare questa unione internazionale. L'acronimo ITU viene da International Telecommunication Union, è un'organizzazione internazionale che si occupa di definire gli standard nelle telecomunicazioni e nell'uso delle onde radio. È stata fondata appunto il 17 maggio 1865 a Parigi da 20 membri col nome di International Telegraph Union. Ovviamente all'epoca c'era solo il telegrafo, cambia con il nome attuale nel 1932, dal 47 è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite con attuale sede a Ginevra. Viene festeggiata appunto la giornata mondiale delle telecomunicazioni e delle società di informazione, che ovviamente vanno di pari passo. Il pensiero del giorno è di Fyodor Dostoevsky: ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. E come sempre, dopo la citazione del giorno, ringraziamo per lo studio e per l'allestimento dello studio la Onlus Gulliver e Tiziano Donzelli, e diamo il benvenuto, attenzione, colpo di scena, alle due prime ospiti della giornata. Buongiorno Elisabetta Ferri, buongiorno Beatrice Terenzi, buongiorno. Paola. Microfoni ragazzi, microfoni, microfoni. Ciao, buongiorno. Allora, giornaliste e scrittrici, no, dico, voi lo sapete forse perché sto sottolineando questa cosa, perché abbiamo rotto un tabù in qualche modo, abbiamo infranto un tabù, fino a oggi avevamo un ospite a frazione, diciamo, con voi abbiamo deciso di fare questa eccezione, forse perché avete portato un libro che si intitola Non siamo normali, esattamente, può darsi, insomma, no? Non cade a fagiolo. E cade a fagiolo, il libro si intitola Non siamo normali e cade a fagiolo. Allora, questo libro, io faccio una
piccola introduzione, poi dopo vi lascio campo libero. Questo libro è stato presentato un po' più di un anno fa, il 25 gennaio 2020 al Cinema Astra, se non sbaglio, c'eravamo anche noi. È stata fatta questa presentazione e ovviamente perché è stata fatta a gennaio? Per avere davanti tutto un anno meraviglioso di presentazioni, di esposizioni mediatiche di tutti i tipi, eccetera. E poi, come per tante cose, a febbraio è arrivata la pandemia, ha fermato tutto. Scusa Paolo, ti interrompo, è stato il primo, anzi l'ultimo evento prima della pandemia. Sì. Quindi abbiamo comunque uno praticamente storico. Un record c'è. Siete riuscite a beccare il momento cruciale storico anche in questo caso. Però naturalmente il libro c'è e questa è la cosa importante. Il libro c'è, ha continuato a camminare in giro per tutto quello che è un percorso tipico di un libro. Noi oggi molto volentieri vi ospitiamo a raccontarci di cosa parla. Si intitola Non siamo normali e nasce come strumento per dare la visibilità ai protagonisti del libro. Chi sono questi protagonisti del libro? Io a questo punto sono in difficoltà con chi parlo. Ci organizziamo, anche perché, esatto, la regia, all'unisono. La regia impazzirà probabilmente. Di solito parlo, no? Io e quindi facciamo così. Uh-huh. Guarda, l'idea è, intanto ringraziamo Marcello Ciamaglia che un giorno ci ha chiamato in comune per dirci che c'era un ragazzo amputato che si chiama Manuel Tribbi che avrebbe desiderato raccontare la sua storia, se potevamo dargli una mano a scriverla. E a quel punto, confrontandoci con Beatrice, siamo resi conto che noi in realtà da anni conoscevamo persone che facevano sport ad alto livello, sto parlando, poi ci addentreremo nei dettagli, che facevano sport con una disabilità importante, ragazzi che avevano perso la vista, in questo caso 3 nel nostro libro, ragazzi amputati, in questo caso ancora 3 nel nostro libro, poi c'è un ragazzo sordo e poi c'è il Jolly che è Marco Manzini che ha avuto un incidente gravissimo e risvegliandosi dal coma dopo 33 giorni e con una parte sinistra ancora semi paralizzata riesce ugualmente a vincere gare di taekwondo o di para taekwondo. Quindi ci siamo confrontati un attimo e abbiamo detto, ma tutte queste storie che noi raccontiamo anche su, posso citare il giornale? Sì. Ah certo, okay. Come no. Sul Resto del Carlino. Protagonista della nostra rassegna stampa, tra l'altro, quotidiana. Insomma, grazie. Per cui... Ecco, gli articoli di un giornale alla fine non riescono ad esprimere totalmente quello che c'è dietro le storie di questi ragazzi. Cioè potevamo dire, soprattutto Bea che si occupa di tanti sport rispetto a me al giornale, raccontava magari le gare, i tempi che avevano fatto, ma non cos'era successo, perché non avevano più una gamba, perché erano diventati ciechi, che cosa questo avvenimento aveva cambiato nelle loro vite, come erano usciti dalla depressione, perché tanto all'inizio sicuramente una botta c'è, no? nel trovarsi senza un arto, o non vedere più, o non sentire, insomma è una difficoltà grande. Lo sport è stata la chiave comune per tutti loro per un riscatto. Ecco, per venire fuori dalla vergogna, anche che poi non si capisce nemmeno uno perché dovrebbe vergognarsi di non aver più un piede, certo. Cioè che potrebbe capitare purtroppo a tutti se è un incidente con la moto, come è capitato a 2 dei nostri ragazzi, oppure ad avere una malattia invalidante o qualsiasi altra cosa. Ecco, quindi... Questo dell'approfondimento devo dire che è un tema che mi sta molto a cuore, ne ho parlato qualche giorno fa anche con la vostra collega del Corriere Adriatico, con Simonetta Marfoglia del Corriere Adriatico. Cioè il giornale in effetti ha un po' questo scopo in un momento in cui l'informazione sta cercando un po' di riorganizzarsi, il giornale ha lo scopo comunque di approfondire, perché il giornale si prende e si legge con un po' più di calma di quello che invece è la lettura veloce dei social che viaggiano a titoli poco più, però è anche vero che il giornale poi il giorno dopo scade, no? Il libro invece resta, per cui diciamo che in questo passaggio dal giornale al libro ci vedo un perdurare di attenzione, un perdurare di interesse. Poi se sono tutti come me e come la Bea, il giornale lo teniamo per sempre, per cui ne parlavamo prima, non buttiamo via niente, no? Per cui il giornale resta a imperitura, a memoria per i nostri discendenti e tutto quanto, insomma, tutto quanto, per cui, però insomma diciamo almeno per un po' più di tempo di quello che è la notizia sui social o comunque la notizia per quanto approfondita sul giornale, il libro resta e racconta qui in questo caso 9 storie, vero? Avete scelto, ma con che criterio avete scelto queste 9 storie? Beh,
diciamo che abbiamo scelto atleti paralimpici, quindi atleti che già hanno un percorso nazionale e internazionale, che hanno avuto una convocazione in maglia azzurra del nostro territorio. E purtroppo, per fortuna, c'è solo una donna, che è appunto la Chicca Mencoboni. La Chicca che salutiamo. Sì, salutiamo, sicuramente sarà dietro lo schermo, perché lei è felicissima quando lo sport è diverso, tra virgolette, viene alla sua visibilità, che purtroppo il discorso della visibilità è molto scarso. Quindi infatti ringraziamo Rossini TV per questa occasione e te Paolo in particolare. E il libro, certo, noi l'abbiamo divulgato per appunto diffondere la disciplina e la storia di queste persone che sono campioni nella vita e nello sport. Poi la pandemia ha bloccato tutto, però abbiamo continuato comunque ad avere le nostre possibilità di diffusione, anche se più ridotta. Speriamo adesso piano piano di ritornare, perché mi ha avuto diversi inviti anche in altre città, però purtroppo poi il coronavirus ha bloccato tutto. Certo. E noi comunque partiamo da prima, nel senso che noi abbiamo fondato la Nazionale di Basket Sorde, e quindi già lì la nostra associazione, il campo dove appunto io e Elisabetta siamo presidente e vicepresidente, e da anni curiamo la disabilità nello sport, partendo dai sordi. Infatti qui abbiamo portato Elisabetta la mascherina trasparente, e anche io ce l'ho qui dentro la scatolina, sperando di non poterle più utilizzare, però eventualmente se bisognerà continuare a coprirci la bocca, è giusto che ci siano comunque delle mascherine di questo tipo. Certo. Perché altrimenti le persone che hanno problemi di ascolto, perché appunto sono sordi, non possono leggere labiale. Quindi la comunicazione viene interrotta. Tra l'altro queste qui permettono di vedere il sorriso, no? Che noi, esatto, è più di un anno che non vediamo più il sorriso della gente, cioè la gente cerca di sorridere con gli occhi, è vero. La stessa cosa. Abbiamo notato al primo raduno che abbiamo rifatto con le ragazze sorde nel ponte del 1° maggio, usando prima queste, che però lasciano un po' qua, no? Un po' troppo libero. Forse non sono regolamentari. Mentre questa qua, che fa vedere Bea adesso... Devo indossare come modella? Poi mettila un attimo. Secondo me... è più interessante perché innanzitutto copre di più e lascia libera proprio esattamente la bocca. Devo aver visto un servizio prodotto nelle Marche, probabilmente. Cioè, adesso mi pare che sia San Benedetto del Tronto una ditta che sì, è stata autorizzata a creare queste mascherine. Questa arriva da Taiwan, però per fortuna proprio nella nostra regione le faranno. Certo. Come dicevamo, io non vedo l'ora di non metterle più in giro, però... Certo. Finché ci toccherà di portarle, secondo me per rispetto nei confronti delle persone che non sentono, ma non parlo solo di magari ragazzi nostri, io penso anche a gente di una certa età che a un certo punto sente di meno, magari vai dal medico, non riesci a capire. Ma guarda, allora io svelo una cosa, io ho dalla nascita una lesione al nervo acustico che mi toglie alcune frequenze che in casi particolari, quando c'è molta confusione, rumori di fondo eccetera, mi mettono in difficoltà a seguire i dialoghi e le parole. Per cui mi sono accorto adesso, perché forse non me ne ero mai accorto, di essere nel tempo, siccome è una cosa che porto dietro da quando ero labiale, a abituarmi a sostenermi col labiale, no? Per cui io quando parlo con una persona guardo, e mi sono accorto adesso che non potendo, ogni tanto insomma vado in difficoltà e dico cosa? Come? Infatti ero un po' preoccupato il periodo che avevamo deciso qui anche a Rossini TV di usare le mascherine per dare anche un segnale, perché era necessario darlo e oltre che perché era prudente indossare. Ero un po' preoccupato perché sai, hai l'ospite, no, non è che sia proprio il massimo, non è il massimo dell'eleganza in diretta, insomma. Però ecco, questo è il tema ed è un tema importante, anche perché speriamo tutti che non si debbano mai più mettere e che non sia necessario più metterle, però potrebbe anche ricapitare in un momento particolare, e essere già pronti, essere preparati, avere già magari, come si dice ormai in questo caso, dei protocolli previsti, male non fa. È un tema, tutto questo tema della disabilità e tutto, facevo una riflessione, è un tema da maneggiare con molta cura, però vedo che voi usate con molta disinvoltura per esempio la parola sordi eccetera, no? È quella corretta comunque, Paolo. È una cosa che io condivido molto, perché tutto questo arrampicarsi sugli specchi per cercare di non usare più delle parole che invece erano nel lessico comune, ce l'hanno detto i sordi stessi, mica una parolaccia, sordo, esatto, anche cieco, no? Esatto. Perché dobbiamo dire non vedente, non udente? Esatto. Cioè, non ha senso, cioè non è un'offesa dire che una persona è sorda, anzi molto orgoglio tra loro.
di questo fatto. Immagino e condivido. Siamo nei confini di questa situazione dove c'è questo famoso politically correct che è necessario da tenere. Cioè io temo che sia fatto una gran costruzione intorno al niente, perché in molti casi il rispetto si capisce già da subito senza la necessità di vedere se viene usata una parola o un'altra. Cioè che voi nell'azione che avete fatto, in tutto quello che state facendo, siete al massimo livello del rispetto nei confronti delle persone, è evidente, al di là del fatto che voi diciate sordi, che poi è confermato che loro preferiscono essere chiamati così, piuttosto che come si dice? Audiolesi, non udenti, ma no, c'è un'identità proprio, esatto, che deve essere rispettata. Noi abbiamo tanto imparato, ma non solo dai sordi, anche da questi ragazzi che sono i protagonisti di questo libro, e ci hanno arricchito, perché comunque frequentandoli, parlando, il fatto che ci hanno raccontato le loro storie, che sono andate al di là comunque dell'aspetto sportivo agonistico, e hanno veramente arricchito la nostra vita sia professionale sia umana, e quindi non deve fare altro che ringraziarli, perché ci ha permesso anche di creare dei bellissimi rapporti tra noi. Abbiamo la nostra chat, certo, ci sentiamo in maniera periodica, e ci raccontiamo anche situazioni che non sono solo diciamo di risultati agonistici. Il fatto che uno di loro è diventato padre è stata una gioia per tutti noi, certo. Quindi questo libro e quello che facciamo io e Betta di puro volontariato nell'ambito anche della nazionale di basket sorde è davvero un modo per ripristinare certi rapporti, ripristinare certe situazioni che spesso non vengono considerate nella vita quotidiana. Come avete lavorato? Avete fatto, cioè, li conoscevate già e avete approfondito? Come avete lavorato per fare questa allora, parte, la parte proprio dello scrivere? Erano 10 all'inizio, quindi avevamo detto facciamo 5 per 1, no? Perché è inutile che li incontriamo tutti e due insieme, poi chi scrive cosa, no? Era complicato. Quindi diciamo che dopo uno si è tirato indietro perché non era più convinto, abbiamo rispettato questa scelta e sono rimasti 9. Quindi, chi ha lavorato di più? Io ne ho fatti 5, va bene, ma questo conta poco. Era il suo quello che si è ritirato, ormai li avevamo già divisi. È la colpa mia. Scherziamo, ma io mi diverto. È tirato quando mi ha visto, quando è stata a casa sua. Penso di dire, qualcuno dirà, ma questo conosce tutti, però è vero, cioè con Betta andavamo a sciare da bambini, bambini, con la Bea più o meno da quelle parti lì, anzi prima ancora, perché io abitavo... Rapporto con la tua attività. Ma sì, ma poi ancora prima c'era, cioè io abitavo davanti a casa di Pantano, dei tuoi genitori, insomma, vedi, per cui... siamo amici di famiglia, dai, capito, così. Per cui la battuta è insomma viene fuori facile. No, tra l'altro questo ritiro di questo ragazzo ci ha fatto riflettere, perché abbiamo capito che non era pronto. È un ragazzo che stava perdendo progressivamente la vista. All'inizio era forse colpito di essere dentro un libro, poi quando ha capito che avrebbe dovuto raccontare, no, anche cose, certo, particolari, personali, non ce l'ha fatta. Certo. E noi abbiamo rispettato questa cosa. Direi. Perché i ragazzi invece che sono in questo libro sono orgogliosi. Non che gli è capitata questa cosa, ovviamente, ovvio, ma di come hanno saputo reagire, certo, di come hanno saputo trasformare questa, posso dire, sfiga, perché uno va in motorino, va a sbattere contro un muro, diventa cieco, non vogliamo chiamarla sfiga, certo, un ragazzo poi, quello che abbiamo visto prima. Sì, dopo li rivediamo tutti, lo avverto la regia, Giordano, le abbiamo fatte passare così mentre parlavamo, però poi dopo le rivediamo tutte dicendo i nomi, così almeno sono riconoscibili anche da quello casa. Che è stato, a me per esempio ha colpito personalmente molto, perché ognuno li ha incontrati dove voleva, quindi io per esempio con Michele Baldelli mi sono incontrata in un bar, che è il maratoneta cieco, e con altri magari li abbiamo fatti venire al resto del Carlino, dopo ognuno si è organizzato i suoi appuntamenti, e io a casa di Giordano Cardellini, che è questo ragazzo che appunto ha perso la vista in un incidente con il motorino, che abbiamo visto prima che tira con l'arco, che tutti dicono come fa un cieco a tirare con l'arco, dopo gli dico, eccolo questo qua che vedete, probabilmente non avete letto lo Zen e l'arte del tiro con l'arco, esatto, perché se l'aveste letto è un ragazzo meraviglioso veramente, e l'importante nel tiro con l'arco ho scoperto che non è la mira ma è l'equilibrio del corpo, quindi quando tu sei messo esattamente nella posizione dai tuoi maestri devi solo scoccare la freccia, è quello il gesto, non è vedere il bersaglio che è a 30 metri, neanche uno che ci vede lo vede il bersaglio a 30 metri, ok? Ecco, sono andata a casa sua, quindi lui mi è venuto a aprire, perché vive da solo, poi ha una ragazza, poi è diventato papà e anche la sua ragazza non vede, quindi io all'inizio scioccata, dico ma come fanno sti due a vivere da soli, no? Quindi anche quella è stata una scoperta, vedere come due persone che non ci vedono si organizzano in casa
così, senza problemi. Quindi lui mi è venuto a aprire la porta, poi a un certo punto, mentre camminavamo nel corridoio buio, mi ha detto: ah, scusa, te non vedi, ti accendo la luce? Sono ironici da matti, ecco, certo, anche questo li rende, certo, forti, no? Ha acceso la luce, ha detto: tanto per me è uguale, però capisco che te ne hai bisogno. Poi siamo andati in cucina, ha detto: hai sete, ti prendo una bottiglia d'acqua, apriva i mobili, tu. Io ammirata, ammirata, cioè proprio cucina. Cioè, ha detto: sì, ogni tanto mi sono scottato, però comunque cuciniamo. Certo, certo. E adesso hanno questo bambino. Io veramente sono delle persone estremamente coraggiose, e questo ti fa sentire piccolo, cioè ti inverte quello che te pensavi. No, te pensi: io sono la persona normodotata e lui è disabile. E poi ti accorgi, no, che te sei disabile, però che loro sono più forti. Hanno un'abilità in più, che è quella di fare a meno di certi, di un senso. Esatto, quindi per quello penso la parola diversamente abile è l'unica che mi piace, perché ti fa capire, sì, che non è che gli manca, non sono handicappati, ecco, certo, ma sono con un'altra abilità, certo, che è quella, certo, di aver ritrasformato il loro corpo rispetto a quello che gli è successo. Certo. E nello sport loro hanno trovato tutti una valorizzazione, una definizione importante, però poi nella vita fanno altro. Sì, sì, certo. Non sono professionisti. Nessuno di loro. Esiste, no, un professionismo nello sport paralimpico? Esiste, però ecco, non è nel caso dei nostri protagonisti. Il prossimo libro, Paolo, va bene? Okay, okay. Non svegliamo. No, però speriamo che qualcuno di loro, cioè il più piccolo, di cui si è occupato Bea, se vuoi raccontare la storia di Lollo, Marco Antonini. Lollo è nato l'unico così. Fanese, intanto, diciamo, ah, nei pesaresi. Lollo è nato così, poi sì, vero, è il nostro cucciolo. Però è anche un lupo più forte, perché alla fine ha la possibilità di andare a Tokyo, alle Paralimpiadi. Se le fanno? No, dovrebbero farle, dai, le ultime notizie sono... Stamattina non portare sfortuna. Stamattina ha detto che i giapponesi non sono contenti. Ah, ecco, i giapponesi non vogliono i turisti, però vogliono Lollo e Marco Antonini. Sono molto preoccupati i giapponesi. E quindi è l'unico che in questo momento ha, diciamo, le chance per partecipare ai Giochi Olimpici in Giappone. Kika Menkoboni potrebbe, però è molto difficile, lei comunque ci prova ogni volta, e anche nelle ultime gare di Jesolo ha fatto ottimi tempi, però c'è più competizione nel suo reparto. E mentre Peter Pozzoli, non so se c'è l'immagine, il nostro baschettaro sordo, ha già fatto diverse Olimpiadi. Tra l'altro la Betta ha scritto il pezzo, e adesso dovrebbe anche partecipare ai prossimi europei, che saranno tra l'altro per la prima volta in Italia, a Pescara. E quindi sicuramente Pozzoli, che è anche uno dei più grandi, è l'atleta tra questi che abbiamo selezionato con palmarès più ricco. Poi volevo dire una cosa, che noi li seguiamo costantemente, quindi in questa chat di cui parlava Bea, che ovviamente si chiama Non siamo normali, perché ormai anche noi non abbiamo scritto Non sono, non siamo tutti, esatto, no? Okay. Vi siete messe della partita. Ci siamo messe anche le magliette. 10 e 11. Esatto. Riccardo Tondi, proprio ieri, ha ottenuto il diploma di accompagnatore di e-bike. Sono le bici, sì, elettriche, no? Allora, lui è anche lui uno dei più grandi, ha superato i 40. Lui ha 40 anni, ha deciso basta, smette di giocare a calcio, no? Quindi è amputato, giocatore di calcio e nazionale, eccolo, vediamo qua. Vedete come, tra l'altro, per giocare a calcio amputati bisogna usare le stampelle, che è una roba da pazzi. Io li ho visti giocare e ti giuro che veder correre una persona su una gamba sola con le reggendosi sulle stampelle, poi alla fine trovare la forza anche di calciare il pallone, sono dei mostri questi ragazzi, sì, cioè sì, sono veramente atleticamente super. E lui, siccome a un certo punto ha detto dai basta, 40 anni smetto, non ce la faccio più, correre dietro i ragazzini di 18 anni, però siccome non sa star fermo, ha preso la bicicletta, si è innamorato della bici, e non è che gli basta andare in giro con la mountain bike, è diventato adesso accompagnatore, quindi ecco, sono delle eccellenze questi ragazzi, certo, ogni cosa che si mettono a fare gli riesce, certo, io per questo dico che sono forti, capito? E quindi noi siamo ancora... desiderose di raccontare queste storie. Certo. Quando scendono in campo e tolgono gli orpelli nel caso del calcio a protesi, nel caso dei sordi l'apparecchio acustico, per essere davvero tutti uguali, certo, e quindi non diciamo attaccarsi alle macchine, ma proprio il proprio corpo che si esprime nella sua potenza, nella sua completezza. Siccome penso che sia infinita la gamma di possibilità, come funziona a livello sportivo, cioè i regolamenti, come fanno a ricomprendere categorie difficilmente categorizzabili? Sì, infatti
Allora, infatti non possono per esempio i sordi fare le Olimpiadi insieme ai Paralimpici. A noi questa cosa dispiace molto perché l'esposizione che hanno avuto le Paralimpiadi è stata importante, no? Dal 2012 in poi, quando certo. Sky ha deciso da Londra in poi di mostrare le immagini. Adesso la gente segue normalmente anche le Paralimpiadi, non solo le Olimpiadi. E i sordi purtroppo, se tu pensi, ti faccio l'esempio più facile, una gara di nuoto, ci tuffiamo, io non ho una gamba, te non senti, non possiamo avere gli stessi certo, tempi, no? Certo, perché certo, io senza certo. una gamba non posso avere la stessa certo, spinta. Certo. E quindi purtroppo i sordi fanno le Olimpiadi, che si chiamano Deaflympics, l'anno dopo, da soli. Ah. E quindi questa cosa purtroppo, quindi vedi già c'è una piccola separazione. Sì. La cosa ideale sarebbe, al termine delle Paralimpiadi, far svolgere anche le Olimpiadi dei sordi, perché certo. si parla di qualcosa come 5.000 ragazzi da tutto il mondo, certo, sono tanti, certo, noi abbiamo partecipato a un paio di edizioni delle Olimpiadi dei sordi, è bellissimo insomma. Certo. La sordità è l'unica disabilità invisibile. Certo, invisibile e tutto sommato diciamo relativamente poco impattante sull'aspetto della prestazione sì. fisica, no? Alla certo, fine certo. Cioè, probabilmente certe cose non riesci a farle nello stesso modo, però tutto il resto, cioè il fisico te lo sì. puoi allenare, preparare sì, per esempio in questo momento i sordi non possono ascoltare questa bellissima trasmissione, esatto. il sottotitolo infatti lì io volevo arrivare, il libro voi l'avete anche realizzato per esempio in versione audiolibro per quelli che non vedono, per i ciechi, sì, allora abbiamo, no, l'audiolibro ancora non l'abbiamo fatto, però abbiamo fornito il file Word, diciamo, all'Unione Ciechi che ha un programma di ascolto, diciamo, tramite computer, cioè loro praticamente hanno un tasto nel computer che gli permette di convertire lo scritto in audio. Ah, quell'audio, quello un po' meccanico, quello un po' quella voce. Infatti l'idea è leggere sì. queste storie, farle leggere magari a belle voci certo. e trasformarlo magari. Anzi, Lucia Ferrati. Se qualche sponsor ci vuole aiutare a fare l'audiolibro, a Pesaro ci saremo molto contenti. Con l'associazione appunto di Lucia che è venuta qualche giorno fa a trovarci e con tutti gli appassionati di lettura che ci sono, sinceramente credo che dovrebbe essere l'ultimo dei problemi trovare qualcuno anche in forma volontaria che sì. abbia voglia di insomma di prestarsi, anche perché poi essendo 9 storie possono essere lette benissimo da 9 persone diverse, per cui ogni storia non è un romanzo da 1.000 pagine che certo. insomma richiede un impegno, per cui lanciamo questa proposta, insomma la lanciamo già qua, diciamo che con Lucia Ferrati abbiamo collaborato, la ringraziamo per abbiamo letto dei passi tramite la LIS, la lingua italiana dei segni, sì. affinché anche i sordi potessero appunto ascoltare una appunto la lettura di un libro. Guarda, siamo in chiusura, allora adesso io chiedo alla regia di riprogrammare le foto e noi, loro, diranno i nomi di quelli che sono appunto effigiati e che sono i protagonisti. Chicca Mencoboni, atletica. Santo in alto. Giordano Cardellini, tiro con l'arco. Ecco, qui ci sono 3 calciatori, sono da sinistra quello che bacia la coppa è Lollo Marcantonini, al centro Riccardo Tondi e a destra Luigi Maggi, loro hanno anche una squadra pesarese e naturalmente il primo campionato di calcio amputati Pesaro ha vinto lo scudetto, perché sono i più forti. Lollo Marcantonini, prima l'abbiamo già detto, atletica. Quindi fa 2 sport. Fa 2 sport, sì. Questo è Luigi Maggi, ripreso da solo, che gioca appunto con le stampelle, e quella è la maglia nuova del Montelabate. Senza occhiali non vedo, ok. Manuel Trebbi, e anche lui atletica e ora fa lo scalatore. Questo è il mitico Marco Manzini, detto Manzoff, che fa taekwondo. Come vi abbiamo detto, insomma, ha superato un incidente molto difficile, riemerso proprio dalla morte, come si può dire, perché 33 giorni di coma sono tanti. Lui è Michele Baldelli, è un maratoneta ed è cieco, vedete che corre infatti con il cordino legato al suo, diciamo, alla sua guida, ecco, che anche la figura della guida è veramente di una generosità straordinaria. Peter Pozzoli, basket, sordi. Lui è sordo, sì. Questo è ancora Riccardo, che abbiamo visto prima, Riccardo Tondi. In una delle ultime partite. Bene. Siamo noi invece. Siamo normali comunque. Anzi, sono fiera di non essere normale. Possiamo ringraziare solo un attimo chi ha fatto la grafica del libro. Certo, facciamolo, fallo vedere anche alla telecamera live, perché così l'abbiamo visto già in copertina. Sì, guarda, così va benissimo. Allora tolgo l'audio e c'è Betta che parla. Betta e ti fai. Esatto. Allora, far così per sfogliarlo? Ah, se vuoi, sì. In questa maniera, no? Sì, sì, sì. Non so se la faccio al contrario, però.
Fai vedere un po' di foto magari. Sì, allora la grafica di questo libro l'ha ideata Daniela Marchini, che ringraziamo tantissimo, che ci ha fatto anche le magliette. È lei che ha avuto l'idea del formato, che, per cui tutti ci hanno fatto i complimenti, mentre le foto sono state scattate da Toby Studio, che sono due ragazzi, Giovanni e Mattia, che ringraziamo molto perché anche loro si sono impegnati tanto. E, insomma, dai, è stato fatto un prodotto totalmente pesarese grazie ad alcuni sponsor, tra cui il principale iBrand Italia di Luca Tombari, che ha creduto subito nel progetto appena li abbiamo presentato. E, avete in programma di recuperare quello che poteva essere un percorso di presentazioni che si è fermato per il Covid? State già lavorandoci, sì, oppure allora noi scaramanticamente aspettiamo? Insomma. Io dico quelle che sono saltate. Dovevamo andare a Fano per presentare soprattutto Lollo, Lorenzo Marcantonini, che è l'unico fanese, e ancora dobbiamo riuscire a organizzarla. Poi dovevamo andare a Riccione, grazie alla società, all'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, che ci aveva invitato, che aspettiamo un nuovo invito. Poi sappiamo che Emi, che ringraziamo molto, ci sta programmando un altro meeting al Gallo, dove abbiamo fatto una bellissima serata a ottobre nel mezzo delle due ondate, praticamente ci siamo riusciti a beccare l'unica finestra. Abbiamo vissuto una serata bellissima e quindi speriamo di tornarci, perché siamo stati accolti veramente bene quella sera, vero Bea? Sei stati proprio... Io pensavo di essere tornata alla normalità quella sera, e tanto calore, e tanta gente, sempre nelle norme igienico-sanitarie. L'estate scorsa penso che tutti avevamo quella grande speranza, ed è stato uno shock, una doccia fredda veramente per tutti. Speriamo questa volta che non sia un falso allarme come l'altro. Abbiamo tutto il discorso del vaccino dietro, che insomma ci sostiene, e ci auguriamo tutti che la cosa vada come deve andare. Quasi non abbiamo il coraggio di dirlo, insomma, sì, siamo tutti cauti, no? Dove l'anno scorso invece c'era dita incrociate. Questo fiume di esatto. Volevo solo dire che il libro si trova alla Mondadori Bookstore di Via Rossini, per chi lo vuole acquistare, costa 15 euro. Alcuni dei proventi vanno anche per la nazionale sorda di basket, quindi sostenete un bel progetto che insomma da anni cerchiamo di portare avanti. Se non avete tempo di andare in libreria, ci potete scrivere sulla pagina Facebook di Non Siamo Normali chiedendo come fare per avere il libro. Potete anche passare al Resto del Carlino, ve lo portiamo a casa, non so. Lo spediamo anche. Il modo si trova, del resto non sono normali, per cui il modo atipico e diciamo in qualche modo rivoluzionario. La nostra forza, non sono normali comunque. Va bene, allora abbiamo fatto. Grazie, non ci Paolo. Crederete, ma sono le 10.31, per preciso. Cui abbiamo fatto questa nostra bella chiacchierata. Ci auguriamo di aver fatto scoprire a casa qualcosa che non conoscevano, oppure di aver ribadito qualcosa di cui avevano sentito parlare e approfondito. Adesso andiamo in pubblicità, torneremo subito dopo con Danilo Crosio, il direttore del Brico Center di Fano, che ha qualcosa di molto importante da raccontarci, insieme a Eleonora Scicchitani, una sua collaboratrice, ma scoprirete tutto dopo. Adesso andiamo in pubblicità e io vi ringrazio, vi saluto. Grazie a voi. E come dico sempre, con questo dono che mi è stato dato di fare questa trasmissione, sostanzialmente per poter dire questa frase: restate con noi. Questa è la frase. Possiamo regalarti un libro, Paolo? Certo. Allora, siete rimasti, avete fatto benissimo, perché adesso abbiamo la seconda parte della nostra puntata con due ospiti importanti, che vengono a raccontarci un'iniziativa direi molto molto interessante. Diamo il benvenuto a Danilo Crosio e a Eleonora Scicchitani. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno Paolo, buongiorno e grazie per l'invito. Allora, chiariamo subito che avete fatto una scelta, che è quella per dare questo messaggio importante di mantenere la mascherina, anche se nelle ultime specifiche questa cosa non è obbligatoria, perché c'è un messaggio comunque forte da dare. Danilo Crosio è il direttore del Brico Center di Fano, ha una certa responsabilità, per cui su un punto vendita di cui parleremo, importante, con molta affluenza e tutto il resto, è il segnale da dare ancora di non allentare completamente, anche se già da stamattina si sente grande ottimismo su tutti i media, di non allentare troppo quello che è una parte delle norme, perché altrimenti rischiamo di perdere il controllo, giusto?
Sì, Paolo, proprio così. Questo riprende anche un po' il nostro messaggio aziendale, human first, safety first. Diciamo che per tutto il percorso, insomma, che abbiamo fatto in questo anno ormai qualche mese, diciamo di pandemia, sicuramente l'attenzione, l'importanza per la tutela e la salvaguardia di tutto quello che è l'insieme di cliente e collaboratore per la nostra azienda è di forte importanza. Quindi assolutamente sì, ti direi che andiamo in questa direzione, quindi oggi siamo qui con mascherina proprio per questo, perché è ancora attualmente in voga e nel nostro negozio. E la manteniamo. Allora, con Danilo ci siamo conosciuti un paio d'anni fa, quando era in atto un'azione importante nel Brico Center di Fano, che era un'azione in qualche modo abbastanza di rivoluzione. Il Brico Center di Fano è stato completamente reimpiantato per quanto riguarda sia la esposizione, sia le tecniche di vendita, le metodiche e tutto il resto, e noi ci eravamo sentiti. Da lì è nato poi, tra l'altro, uno speciale che ha fatto Rossini TV, e sono nate diverse altre cose. E mi ricordo che mi avevi detto che sarebbe stato un progetto pilota addirittura, sul quale poi si sarebbero ispirati anche altri centri italiani. Come è andato questo progetto pilota, al di là del fatto che l'abbiano adottato meno, perché poi c'è stata la pandemia, non è che possiamo dimenticarcelo, insomma. Ebbene sì, Paolo, diciamo che il progetto è un progetto, come hai detto tu, che è nato nel 2019. Abbiamo riaperto il nostro punto vendita proprio il 21 novembre 2019, Brico Center, che fa parte appunto della multinazionale gruppo Adeo, dove in Italia è presente con diverse insegne. Sul territorio fanese abbiamo rilanciato questa apertura nel 2019 con delle grandi novità, delle novità sicuramente legate a un restyling fatto su tutto quello che era la struttura, la proposta commerciale. Indubbiamente abbiamo inserito sicuramente anche delle novità legate alla posa in opera dei prodotti e anche a quella che è appunto un po' la squadra specializzata che siamo andati a formare. Il progetto è un progetto che è andato sicuramente bene, nonostante le difficoltà della pandemia. È un progetto che ha riscontrato sicuramente successo nella città di Fano, e non solo, perché siamo visitati anche da persone che provengono da diversi chilometri. Posso dire che in questo periodo, quindi in questo anno, l'italiano ha riscoperto il piacere del bricolage, quindi il piacere di fare da sé, di fare in casa. Direi in maniera anche ovviamente un po' forzata, perché ci siamo trovati a vivere la casa sicuramente in maniera molto approfondita in questo anno, e quindi Brico Center più che mai, come dice un po' il nostro payoff, è stato il vicino di fare non solo appunto dei fanesi, ma di tutte le persone che in questo anno ci hanno visitato e che hanno espresso la loro preferenza per la nostra insegna. Sì, la casa in effetti è stato un po' il tema, no? C'è chi ha scoperto che a casa doveva starci tanto, c'è chi ha deciso finalmente quella mensola di metterla, perché magari dice adesso prima o poi, quando ho il tempo, c'è chi si è ritrovato con del tempo d'avanzo, per cui con la possibilità, insomma, addirittura anche il mercato immobiliare ha avuto un movimento appunto legato al fatto che la gente sta riscoprendo il discorso di casa. A proposito di casa, tu vieni da Milano. Io vengo da Milano, esatto. E ti sei trasferito ovviamente dalle nostre parti. Come si sta? Sono un milanese trapiantato, ormai sono fanese d'adozione. Come si sta? Beh, sicuramente direi che il mare giova allo spirito, alla salute, ritmi molto meno frenetici rispetto alla grande metropoli. Direi che la qualità della vita è sicuramente migliore, senza ombra di dubbio, assolutamente sì. Abbiamo riscoperto il piacere di vivere senza la frenesia appunto della grande città, e questo è un plus direi molto molto importante. Io so che in ruoli come il tuo capita spesso, però, una volta fatto partire il progetto, di essere presi e rimandati in qualche altro posto a farlo ripartire. Ma allora, come dicevi tu, questo è un progetto, il negozio ha preso parte in questo progetto test, è un progetto che ancora è in corso, e sicuramente è un progetto che terminerà non prima dell'anno prossimo, quindi avremo ancora con noi per un po'. Assolutamente, dai. Avremo modo di proseguire la nostra conoscenza e di rivederci sicuramente. Allora, tu sei venuto oggi con Eleonora, non solo perché ti sentivi solo, se no, ma perché Eleonora è responsabile di progetto, di questo progetto importante di cui vogliamo adesso parlare. Eleonora segue in prima persona, ed è uno dei punti forti del progetto, questo fatto proprio che c'è lei a seguirlo in prima persona, un progetto dedicato a tutti quelli che hanno delle attività
pronte da far ripartire e che sono anche forse un po' spaventati e in qualche modo anche magari un po' in ritardo o comunque non hanno ancora capito bene che cosa succederà, per cui rischiano di trovarsi appunto un po' lunghi sulla preparazione di tutto quello che può servire per far ripartire un ristorante, un campeggio, un albergo, tutta una situazione nella quale non è che te la cavi andando al negozio a comprare col cestino due cose, servono parecchie cose. Eleonora, come funziona il vostro progetto? Allora, il progetto parte appunto da un'idea semplice. Dopo quest'anno difficile, noi, appunto i vicini di Fare, abbiamo ragionato e pensato come possiamo aiutare a livello locale a dare una mano alle attività a ripartire. E abbiamo un pochino valutato quali erano le varie attività che sono state effettivamente più colpite dagli effetti di questa pandemia e abbiamo valutato che tutti gli albergatori, i ristoratori, quindi tutte le attività collaterali, bagnini, bed and breakfast, bar, ristoranti per l'appunto, erano un po' le attività che avevano bisogno di una spinta in più per ripartire ed essere anche competitivi, visto che la stagione, speriamo... Mi raccomando solo una cosa, tieni il microfono un pelo più vicino, ma soprattutto a distanza costante. Ok, altrimenti parte... la voce va e viene, si perdono magari i momenti salienti di quello che stai dicendo. E quindi l'idea era qui, l'idea è semplicissima, è cercare di aiutare queste attività a ripartire. Come possiamo farlo? Noi abbiamo pensato intanto a trovare una persona dedicata appunto che ha un rapporto privilegiato con queste attività, con questi proprietari di attività, e quindi io sono proprio la persona di riferimento che può avere questo rapporto privilegiato con le varie attività, è sempre disponibile telefonicamente, per email, per qualsiasi insomma canale telematico, per informazioni, preventivi. Sappiamo che ovviamente il tempo è poco, quindi le persone non sempre hanno modo di venire in negozio, e soprattutto noi che adesso ci rivolgiamo ai nostri telespettatori di Pesaro, che sono a qualche chilometro da noi, vogliamo rassicurarli sul fatto che siamo perfettamente organizzati per gestire ordini telefonici, ordini per email, la possibilità dei pagamenti è sempre tramite online, tramite bonifici, quindi possiamo organizzarci per fargli ricevere la merce in tempi brevissimi e senza bisogno necessariamente di recarsi da un negozio. Poi noi ovviamente siamo molto felici di far conoscere il nostro showroom anche ai clienti che ancora non ci conoscono per l'appunto. Interrompo un attimo perché voglio proprio sottolineare questo fatto. Non è una cosa comune che appunto ci sia un punto di riferimento netto e quello è sempre lo stesso all'interno di un centro vendita di quella che può essere assimilata alla grande distribuzione. Questo è un po' il timore che tutti noi abbiamo, no? Ho chiamato, con chi ha parlato? Boh, non mi ricordo, chissà, adesso poi va a sapere, l'avevo detto. Invece voi avete fatto questa scelta che secondo me è da sottolineare perché è molto importante, è un po' l'idea di inserire la figura che noi invece ci aspettiamo tutti nel famoso negozio di vicinato, cioè l'idea della persona che ti conosce e ti riconosce. E questa secondo me è una scelta fondamentale, soprattutto perché non solo il momento disorienta, ma probabilmente anche l'ampiezza dei prodotti che voi proponete può essere anche un fonte di disorientamento, no? C'è talmente tanta roba che può servire e che voi potete fornire che avere comunque una persona che ti dà le dritte giuste è un punto chiave. Perdonami se ti ho fermato, ma lo volevo sottolineare. Perché credo che sia uno dei punti qualificanti di tutta l'idea che avete avuto. Assolutamente, quando si chiama in negozio, si viene in negozio da noi, siamo una squadra di 40 persone, quindi è normale far fatica a portare avanti anche un progetto, perché noi vogliamo essere vicini, sia per le esigenze quotidiane, perché ovviamente possono essere centinaia le esigenze, ma vogliamo essere vicini anche per i grandi progetti. Quindi siamo attrezzati per rinnovare bagni, rinnovare porte, rinnovare pavimenti, ed è ovvio che quando uno ha in mente un progetto di quel calibro non può pensare di entrare ogni volta in negozio e parlare con una persona diversa, è normale. E quindi quali altri vantaggi hanno queste categorie recandosi da noi? Innanzitutto abbiamo pensato alla consegna a domicilio gratuita della merce, sempre per queste categorie, per cui sarà sempre gratuita e sempre nel minor tempo possibile, ovviamente. Tutto quello che abbiamo in negozio cercheremo di portarlo assolutamente in tempi brevissimi, addirittura per esigenze specifiche ci stiamo attrezzando per le consegne a domicilio in giornata,
cosa che appunto in un momento come questo della riapertura, in cui si fanno un pochino di lavori, l'esigenza può uscire anche da un momento all'altro mentre si preparano le attività. E cos'altro abbiamo pensato? Proprio perché siamo attrezzati anche per progetti un pochino più importanti, abbiamo tutto un parco posatori, un parco di tecnici che possono venire in loco a fare dei sopralluoghi per anche avere un preventivo di spesa non solo della merce ma anche dei costi di posa di questi prodotti, quindi un preventivo completo, chiavi in mano, per quanto riguarda i lavori un pochino più impegnativi. Il sopralluogo ha un costo? Il sopralluogo è totalmente gratuito per queste categorie, a differenza del classico cliente che invece ha un costo fisso. Quindi abbiamo pensato anche di agevolare per poter avere insomma quel parere in più anche dal punto di vista tecnico dei posatori. E tra l'altro evitare gli sprechi, perché uno potrebbe anche pensare che gli serva più roba di quella che in realtà gli serve. Assolutamente. Invece il posatore è in grado di dirti ti servono tot metri quadri, questo è il quantitativo, sostituirsi anche un po' nella fase dell'ordine. Certo, è molto importante soprattutto per lavori tecnici di quel tipo, tutte le misurazioni appunto per ordinare anche i prodotti giusti, così lo spreco si riduce a zero. E ovviamente noi cercheremo sempre di garantire il miglior prezzo, quello è assolutamente chiaro. Noi cercheremo sempre di garantire il miglior prezzo e siamo forti e competitivi e sicuri di poter comunque avere già dei prezzi molto interessanti per i nostri clienti. Danilo, direttore, siamo sicuri di questo, insomma. Assolutamente. Stiamo sbilanciandoci molto, perché stiamo dicendo alle persone che difficilmente, anzi è impossibile che trovino un prezzo migliore, insomma. Assolutamente, poi non so, forse anche il nostro buono d'ingresso, che è una cosa accattivante per arrivando. Certo. No, ho voluto fare un attimo una pausa per tirarti in gioco anche a te, sennò ti vedevo lì un attimo accantonato con tutte le cose interessanti che c'ha da dirci Eleonora. E siamo al clou, alla ciliegina sulla torta. Allora, abbiamo creato un buono per tutte queste categorie e questa è un invito a venire nel nostro showroom o anche meno nel caso in cui non riescano, proprio per venire a conoscerci, provare il servizio, per cui sul primo ordine con una spesa minima di 100 euro hanno un 15% di sconto sul totale, quindi veniteci a conoscere, passate in showroom, contattatemi e i vicini di fare cercheranno insomma di realizzare tutti i vostri progetti. Questa è un'iniziativa che è già partita, sta partendo? È già partita, siamo proprio qua in quel di Pesaro, proprio perché abbiamo già avuto un ottimo riscontro da parte di tutte le categorie di Fano, Bagnini, albergatori, e quindi siamo sicuri che possa essere interessante anche per i nostri vicini. Naturalmente, voi sapete che Rossini TV è una televisione che ha base a Pesaro, certo, ma ha copertura regionale, non solo, ma con gli strumenti dell'informatica, in particolare con l'app, siamo visibili dovunque. Siete pronti anche eventualmente a richieste da fuori zona oppure definite in un territorio? No, assolutamente, siamo pronti per gestire le esigenze insomma di tutto il territorio, non abbiamo limiti di zona insomma. Perfetto, qualcos'altro da aggiungere su questa cosa? Se qualcuno si è perso un pezzo può andarselo a rivedere in una delle repliche o come preferisce, però diciamo che se avesse bisogno di avere sotto mano qualcosa ci sono riferimenti anche web, sul sito. Allora possono contattarci, ci sono dei recapiti appunto specifici, possono ovviamente contattarci anche in negozio e gli saranno date tutte le indicazioni per mettersi in contatto direttamente con me. E poi ovviamente siamo sempre tutti in negozio, io compresa, certo. Quindi tutti certo. I giorni possono recarsi e parlarne anche direttamente di persona. Tra l'altro alla fine un salto in punto vendita è sempre da preferire, perché è vero che abbiamo un sacco da fare, però si scoprono anche tante cose e poi è un bel posto, diciamocelo, ne abbiamo visto qualche immagine il giorno dell'inaugurazione, cioè non dico che si viene anche solo a fare una passeggiata, però poi tanto la passeggiata fa venire sempre in mente qualcos'altro a cui non avevamo pensato, per cui alla fine la visita in punto vendita è sempre consigliata. Se avete un po' di tempo fatelo, perché sicuramente vedrete un bel posto, vedrete degli ottimi prodotti, del personale preparato e magari vi viene in mente di comprare qualcosa a cui non avevate pensato all'inizio della vostra passeggiata, no? Per cui vale sempre la pena. Assolutamente sì Paolo, e siamo pronti ad accogliere
tutti i nostri clienti e futuri clienti che ci scopriranno grazie a questa puntata. Un aspetto importante che volevo sottolineare riguardo a quello che ha già detto Leonora è sicuramente l'importanza della relazione e del servizio, che sono due chiavi fondamentali, direi vincenti, sulle quali appunto puntiamo rispetto a tutto quello che insomma è un po' il panorama della grande distribuzione. Quindi l'attenzione davvero al cliente, avere un punto di riferimento che in questo caso è Leonora, e soprattutto tutto quello che è il pacchetto di servizi che andiamo ad offrire, come per esempio la consegna a domicilio gratuita direttamente anche fuori dalla città di Fano, quindi arriviamo tranquillamente a coprire anche la città di Pesaro con questo tipo di servizio. Quindi vogliamo ricordare a qualcuno a casa dove siete esattamente, perché qualcuno già me lo immagino, ci ho capito, ma dove è? No, in dialetto qualcuno dice. Noi siamo a Bellocchi di Fano, nello specifico in via Einaudi, c'è un parco commerciale, esatto. Penso che sia... sia abbastanza conosciuto. Per chi non ci conosce, molto semplice, perché è proprio l'uscita della superstrada di Fano, Bellocchi Sud, quindi saremo molto felici di accoglierli. Poi avrete messo dei bei cartelli, perché io ogni tanto divento matto, sì. Perché ci sono dei centri importanti, ma anche molto importanti, che ritengono probabilmente di essere talmente importanti da non aver bisogno di indicazioni, no? Invece l'indicazione serve, perché se uno non c'è mai andato è meglio insomma essere presi per mano e a tutti i bivi e a tutti i punti di indecisione, insomma, far arrivare le persone al punto giusto, no? Anche quelli che non hanno il navigatore, certo. O che magari non hanno pensato di mettere. No, siamo ben segnalati, bene, siamo assolutamente ben segnalati. Danilo, molto piacere di averti avuto con me e anche Leonora. Piacere se hai un'aggiuntina da fare conclusiva, falla pure, hai qualche minuto, anzi un minuto, dai, a disposizione per un'aggiuntina conclusiva, dopodiché rinviamo i nostri telespettatori a venirvi a trovare e a tutta una campagna pubblicitaria che mi pare di capire partirà con Rossini TV per raccontare questa e altre cose. Assolutamente sì, quindi direi che oggi... il messaggio appunto che volevamo passare è legato a questa ripartenza che aspettavamo tutti con ansia, quindi ovviamente la volontà di ripartire assieme, uniti, e di poter aiutare queste categorie che ricordiamo, abbiamo detto, essere ristoratori, albergatori, proprietari di campeggio, gestori di campeggi, bed and breakfast, gestori di spiagge, a ripartire insieme, a ripartire con tutto quello che può occorrere per rilanciare la propria attività, per far ripartire la propria attività, con tutta una serie di attenzioni, di servizi e di prezzi dedicati a loro, proprio per ripartire uniti verso un futuro sicuramente migliore. Bene, grazie ancora. Allora abbiamo spiegato un po' tutto, siamo sicuri di essere riusciti a entrare nella curiosità di quelli che sono in visione in questo momento, che magari non sono magari interessati in prima persona, ma che hanno qualcuno, per esempio. E allora raccontatelo a vostro figlio, a vostro cognato, a vostro nipote che sta lavorando, magari, perché no, in un campeggio, in un albergo, che c'è una iniziativa molto importante e molto interessante. Sono sicuro che avrà successo, perché corrisponde a un'esigenza che io non ho mai avuto. Una gestione di questo genere, ma mi immagino che sia un'esigenza soprattutto dovuta al momento di incertezza, no? Apriamo, non apriamo, cosa facciamo? E poi a un certo punto dicono: bene, si apre, adesso da dove comincio? Ecco, comincio con un contatto con il Brico Center di Fano, questa è l'idea. Bene, grazie ancora. Allora adesso stiamo per andare in pausa musicale, ma prima dobbiamo riferirvi gli esiti del sondaggio. Abbiamo fatto un sondaggio di quelli un po' sciapotti, diciamo, pasta corta o pasta lunga, e vince la pasta lunga, 82%, non me lo sarei mai immaginato io. Lo spaghetto ancora funziona, io sono un pasta corta tutta la vita, 82 contro 18. Ringraziamo Maurizio, Antonella, Michela, Annalisa e Francesco che ci hanno mandato dei saluti via social. Ricordiamo a tutti, ma loro ricordate anche un attimo fa, che è da scaricare quanto prima, anzi subito, anche adesso, la app di Rossini TV, per avere la possibilità di avere la televisione in tasca. Con la app di Rossini TV gratuita, sia per iPhone che per Android, avete la possibilità di seguire tutti i nostri programmi e di avere tutte le varie, i vari contatti, le indiscrezioni, conoscere la redazione, insomma tutto quello che serve, ma soprattutto la diretta sempre pronta da seguire. A questo punto andiamo con il brano musicale, che oggi è di Valentina Livi, una cantante pesarese, come facciamo spesso, scegliamo artisti locali, che ci propone il video intitolato L'assurda felicità. Torneremo subito dopo con Gabriele Stroppanobili e ringraziamo Danilo e Leonora per essere stati con noi. Grazie, ci sentiamo e ci vediamo presto. A presto. Grazie. Abbraccerò
ogni lacrima che io ricorderò, la terrò stretta a me, immobile, il mio tronco resterà finché il fuoco illudermi vorrà. Torno qui, falsamente amanti, i vostri gesti di amor bontà, ma non mi basta più una carezza, io voglio il cuore di chi non sa amare, e sono qui a fingermi una maschera insolubile, saturi i demoni nelle tombe della mente. Proteggerò la pioggia che cadrà finché il corpo non si disseterà, e come un fiore dalla bocca sboccerà un ricordo gridato a metà, e sono qui che io ricorderò, la terrò stretta a me. Ci siamo? Aspetta. Eccoci allora, siamo pronti con il terzo ospite della mattinata. Diamo un grande buongiorno a Gabriele Stroppanobili. Buongiorno Gabriele, ciao. Buongiorno Paolo, grazie allora, per l'invito. Ah beh, guarda, è da un po' che ci pensavo, devo dire la verità, perché tu hai questa collezione di cui parleremo oggi e mi sembrava una cosa televisivamente parlando perfetta, per cui ho detto no, io voglio Gabriele in trasmissione. Ah, grazie mille. Allora, con te voglio fare una cosa che stamattina ancora non ho fatto, che è quella di andare a indagare il librone Personology per vedere una cosa simpatica. Tu sei nato il 24 agosto, certo, giusto? E Personology delinea le caratteristiche delle persone sulla base del giorno di nascita, non del segno o cose del genere, no?
Il giorno dell'astuto esame, lo definisce il 24 agosto, i nati il 24 agosto hanno il forte desiderio di districare i misteri che catturano il loro interesse. Preciso. Tutti i lati oscuri, incompresi o inesplorati della conoscenza umana li attraggono, ma il loro interesse non si limita alla natura umana, spesso inseguono la conoscenza oggettiva in sé, sia essa filosofica, scientifica, materiale o teorica. Bello? Non c'è male. Ma ci prendono, guarda, è una cosa, allora è nato Borges lo stesso giorno, Paolo Coelho lo stesso, lo scrittore, osservatore, indagatore profondo sono i pregi. Pensa che quadretto che ti ho fatto. Adesso stai anche meglio, insomma, voglio dire, no? Ora direi che meglio, insomma, ti senti meglio, possiamo parlare di questa tua passione. Allora, Gabriele Stroppanobili, dal doppio cognome per un motivo molto interessante, perché l'altro giorno ti ho detto, ma come mai questo doppio cognome? Ti hai detto una cosa giustissima, vorrei che me la ridicessi di nuovo. Perché... Va bene, praticamente il mio vero cognome all'anagrafe è solo Stroppa, però ho voluto aggiungere come nome d'arte anche Nobili, perché Stroppa è il cognome del padre, tutti hanno il cognome del padre. Di legge. Di legge, però perché le madri scompaiono? Esatto. Io ho voluto rendere omaggio anche personalmente alla madre e simbolicamente a tutte le madri. Fatto bene. Per cui Gabriele Stroppanobili sono i due cognomi padre e madre. Esatto. Dopo te hai inventato questa cosa dell'archivio, per cui c'è stato un periodo che la gente ti chiamava archivio. Esatto, per strada mi salutavano, ciao archivio. Ciao archivio, perché hai lanciato questa idea fantastica. L'archivio Stroppanobili, che è un modo di rendere pubblica una tua passione, quella che era una tua passione originaria, che è quella di raccogliere... qualsiasi cosa che abbia a che fare con Pesaro. Per cui anche ovviamente tutto il discorso delle cartoline non possono mancare, immagini, però hai anche qualche chicca speciale. Dopo vedremo delle cose, ma alla regia adesso chiediamo di aspettare un attimo perché poi le illustreremo man mano che le vedremo le foto. Per esempio, cos'altro? Avevo visto una volta, sai cos'è che mi aveva colpito? Perché poi c'era mio zio di mezzo, il libricino dei barbieri, quello che avevano, che davano l'omaggio. Come si chiamano, i calendarietti profumati che erano i barbieri. Il calendarietto profumato. Che era di un Pagnini. Esatto, era mio zio, la barbieria di mio zio. Perfetto, sì, vedi. Per quello che mi aveva incuriosito e mi era rimasto impresso, no? Poi dopo c'erano quelli, diciamo, in qualche modo più eleganti, ma c'erano anche quelli con le donnine allegre, no? Poi dal barbiere era classico, insomma, che ci fosse anche il calendario. Dal barbiere e dal gommista, mi sembra che siano i due posti dal dove... Dal gommista molto di più, forse. Dove ci sono, ci sono ancora, benissimo, non lo sapevo. E altre cose particolari che ti è capitato di trovare mentre appunto cercavi con questa tua passione speciale? Ma ti dirò, a me è capitato di trovare tantissima roba, tantissime cose che non si pensava esistessero oppure che fossero disperse. Mi capita di continuo. Ma dove le cerchi? Nei mercatini solo o ci sono altre? Una volta facevo tutti i mercatini del centro Italia, diciamo. Andavo a Modena, andavo a Rimini, Sant'Arcangelo, Arezzo, li facevo un po' tutti. Adesso mi sono fermato solo al mercatino di Pesaro. Ma si trova ancora? Perché vedi, andando a cercare nei mercatini, la sensazione è che si trovi solo qualcosa che non vale più, perché comunque chi le vende sa già cosa sta vendendo, allora toglie la roba buona, la mette da un'altra parte, ha altri canali di vendita, eccetera, e per cui c'è il rischio di trovare solo qualcosa di poco valore. Invece tu riesci ancora a trovare qualcosa? Sì, ma c'è tanta roba, basta avere un po' l'occhio allenato, si trovano tante cose. Ad esempio nel 2000 al mercatino di Urbino, che era nato qui tempi lì mi sembra, c'è un mercante che aveva un manoscritto sul banco, ho cominciato a sfogliarlo, rovinatissimo, parlava della storia di Pesaro, poi me l'ha messo a proprio un prezzo stracciato perché era rovinato questo manoscritto, poi ho fatto un'indagine, faceva parte di un'opera scritta dal Montani nel 700 e qualcosa, di cui aveva fatto due volumi, uno di questi due volumi era disperso, l'altro è in Oliveriana, tuttora. E questo volume disperso l'ho trovato nel mercatino. Ah beh, cioè te hai trovato quello disperso, certo. Che davano per disperso. Certo, e anche autorevolmente dichiarato disperso, insomma. Sì, era... l'ha scritto Brancati in un anche professor Brancati, era certificato, disperso, purtroppo non c'è certo. più. E te l'hai trovato? L'ho trovato. Adesso cosa fai? Lo tieni l'ho o... trascritto, l'ho pubblicato nel 2012,
alla fine, anche con l'interessamento di Riccardo Paolo Guccioni, l'ho lasciato incomodato gratuito all'Oliveriana. Certo, per completare l'opera originale, l'opera. Certo. E naturalmente è riportato proprietà Archivio Stroppanobili. Sono soddisfazioni però. Beh, sì. Ma come ti è nata questa cosa e su che base tu hai sviluppato questa abilità? Perché poi è un'abilità nel riuscire a scovare e a scoprire, no? Beh, sinceramente questa non lo so. Ma te l'hai sempre avuta questa passione? Fin da piccolo, io anche a 5 anni raccoglievo... Giocavi figurine e trovavi quella rara. No, le figurine non mi sono mai interessate. No, mannaggia. No, ho fatto l'esempio sbagliato. Spazio 1999. Ok. Sì, quello. Però non ho mai completato un album in vita mia. E dovevo ordinare la Panini direttamente. Quelli che mancavano. Come si faceva, insomma, così? No, da piccolo ho trovato un primo fossile nella breccia davanti casa. Poi i compagni di scuola elementare mi hanno preso in giro. Non è un fossile, anche la maestra. Invece era un fossile, mi hanno fatto il dispetto, me l'hanno scarabocchiato, ho pianto per un'ora. Ah, ci credo. Sì. Da quella volta ho cominciato. Da lì è cominciato. Sì. Ho raccolto dei fossili, ho scoperto specie nuove. Esatto. Allora, sta a sentire, guardiamo un po' le cose che hai mandato. Tu hai mandato 13 reperti, diciamo. 13 reperti. Non mi ricordo cosa ti ho mandato. Ma vediamo. Guarda, io me li sono segnati e comunque li vediamo. Allora, il primo reperto è sto fossile famoso, no? Sì, questo è un pesce fossile che ho trovato per caso nei dintorni di Fano. È una specie, è un genere nuovo, è stato studiato da un'equipe di scienziati. È la prima volta che trovano un pesce così e gli hanno dato il mio cognome. Il tuo cognome? Per scientificamente cui... si chiama Frigocanthus, da una scienziata di Verona, e si chiama Frigocanthus Stroppanobili. Vedi? E hai notizie che ne abbiano trovati altri o per adesso rimane pezzo? Sì, poi unico. Ne hanno trovati altri. Ah, per cui sei il capostipite. Però sono il capostipite dello Stroppanobili. Perfetto. E questo qui già da solo vale una vita, voglio dire, ma non è l'unica cosa. È venuto uno scienziato dalla Smithsonian in America. Insomma. In America, è venuto apposta a casa mia per studiare questo reperto. Ma pensa che spettacolo. Questo è un altro fossile, vero? Ah, ecco, sì. Questo è conservato al museo di Fiorenzuola di Focara. L'ho trovato sotto Fiorenzuola di Focara. Anche questa è una libellula mai ritrovata prima, è un esemplare unico al mondo, è un genere, è una specie mai ritrovata prima. E anche questo ti ha dato il nome? Anche questo si chiama Italo Lestes perché è una famiglia, è Stroppai da Stroppa. Vedi? Ragazzi, c'è chi ha il nome nelle stelle, eccetera, eccetera, te c'hai i fossili, mica, che poi quelli rimangono quelli, non è che possono cambiare, insomma. Poi, questo è un manoscritto, questo Montani. È l'archivio Montani, che era insieme a quel manoscritto di cui abbiamo parlato prima. Il manoscritto disperso era insieme a questi volumi, anche questi dispersi. Sì. Che invece nell'archivio Montani sono tutti manoscritti che parlano della storia di Pesaro. Sì, pensa. E c'è un particolare, questo è il particolare. Questo è il particolare del manoscritto che ho ritrovato. Questo è il motivo per cui quello della bancarella te l'ha quasi svenduto, perché era rovinato, c'era il buco, dice non vale niente. Esatto. Ma poi sei tornato da lui a dire guarda che questo qui... Sì. E lui cosa ha detto? Mannaggia, no? Cosa ha detto? Ma no, i commercianti sono di abituati, solito sono molto... Corretti, insomma, sì. Molto freddi in queste cose, certo. Loro vendono... per guadagnarci punti. È anche vero che se avessero la passione sarebbe un dramma per loro, perché ogni volta che vendono non venderebbero più niente, mannaggia. Allora, poi andiamo avanti. Questo è un pezzo unico. Sì, però mi dicevi, unico. Perché è tondo, no? Anche, tra l'altro. Un manifesto circolare del 1885, sempre trovato al mercatino, dove dicono che non si trova mai niente. Ma infatti, guarda, mi stai mettendo paura quasi. Questo è in dialetto pesarese, composto con 4 fogli. Che roba. Ed è largo 1,5 metri per 1,5 metri. Ah, è proprio un manifesto murale, murale. Ah, capito. Ed è tutto in dialetto, tutto a quel punto dialetto, bisogna dire che... Sì. Cioè, quello lì è il dialetto vero, insomma, perché 1885... Di 120 anni fa. È abbondanti, 140 quasi. 135 anni fa. E invece questa è una foto aerea. Questa è una foto aerea, sempre trovata al mercatino, che ha scattato Italo Balbo mentre sorvolava la città.
Questa è famosa, questa escursione aerea di Italo Balbo, la conosco perché anche Giuliana Tomassoli, sì, che ha realizzato nel suo libro, ha pubblicato questa. Altre foto. Ah, e mancava proprio mancava questa, vedi, sì. E lei aveva tutte le altre. Esatto. Sì, sì, vedi. E queste sono famose, alla faccia del drone, voglio dire, molto prima del drone. Poi, vediamo un po', andiamo avanti. Questo è un capodoglio sulla spiaggia di Pesaro, no? Negli anni 40 ci fu una mareggiata e portò un capodoglio morto sulla spiaggia. Inutile dire che i curiosi sono corsi anche quella volta. Come fai a datarle? Spesso ci sono le date lì oppure... Qualche volta hanno le date, qualche volta si fa una ricerca d'archivio, scopri gli avvenimenti. Sì, oppure li trovi giornalisticamente, oppure magari indaghi sull'abbigliamento, su altre anche cose. Anche sull'abbigliamento, perché di capodogli ne sono stati arenati più di uno nella spiaggia di Pesaro. Però qui con l'abbigliamento si capisce che è anni 40. Che sono, esatto. Poi quella che avevamo intravisto dopo, poi dopo noi ci siamo distratti. Eccola. Questa invece? Questo è un angolo di Pesaro profondamente cambiato. Direi, che cos'è questa? La chiesa? Allora, è la chiesa dei Servi e di fianco vediamo Portafano. Quella via che vedi andare giù dritta è via Gramsci. Ah. Sai che fatico proprio a riorientarmi. Fatico a riorientarmi. Via Gramsci, al posto della chiesa adesso c'è il Mamiani. C'è il liceo. Ok. Praticamente sulla destra è via San Francesco. Sì, ho capito. Ho capito, pensa a te comunque. Cioè, cambiamenti. E questo arco, quest'arco era Portafano sì. Che poi sparisce esatto nel 14. Poi abbiamo l'ippodromo. C'era l'ippodromo a Pesaro, c'era l'ippodromo. Sì. Dove poi c'è stato lo stadio? Era la stessa zona? Dove era l'ippodromo? No, qui è. Vedi quella casetta in fondo? Quella è Villa Olga. Ah, per cui al mare, pensa sì, che... è davanti all'Hotel Cruiser, grosso modo. Nella spiaggia. Pensa a te. Ragazzi, questi sono pezzi di storia meravigliosi. Ti ci perdi ogni tanto a guardare queste cose? Sì, tanto la passione. Continuamente, la passione tutti i giorni. Con questo la lente invece, a guardare i particolari. Questo invece è il salone da ballo di qualcosa di mitico di cui tanti hanno parlato e molti parlarne. Parlano anche a sproposito perché parlano della riedizione del Kursaal. Sì. Questo invece era quello originale che era stato. Del Kursaal sono state fatte tre versioni. Ci sono stati tre Kursaal. Una versione ottocentesca, poi questa è stata ampliata nel 1926. Questa è l'ampliamento del 26. Poi negli anni 50 è stato abbattuto perché è stato canoneggiato durante la guerra, è stato abbattuto e hanno ricostruito quella cosa di cemento. Che poi non sono mai riusciti a far funzionare e finire bene. Non è stato completato. Esatto. Stiamo parlando di qualcosa che si trovava nella zona dove adesso diciamo della Palla, in Piazza della Libertà, prospiciente al mare. Qualcosa che ogni tanto qualcuno rimpiange, ma vorrei vedere se qualcuno oggi volesse costruirci qualcosa, cosa direbbero, infatti, non si può più. L'altro. Per cui tutti quelli che rimpiangono mi fanno veramente ridere, perché cosa rimpiangi? Rimpiangi una cosa che oggi sarebbe vietatissima da tutti. Oh, qui Piazza del Popolo, questa? Questa è la più antica foto esistente di Pesaro. Ah. Dovrebbe essercene un altro esemplare in Oliveriana. Pensa a te. Questa è stata scattata dal primo fotografo pesarese attorno al 1865-68. E il fotografo pesarese si chiama Antonio Rosa. Andiamo veloce, noto solo una cosa. Questo è il Palazzo Ducale, no? Quello è il Palazzo Ducale. Non ha i merli. Non ha i merli. I merli sono stati riaggiunti nel 1926. Ah, vedi? Guarda, andiamo veloci perché le voglio vedere tutte e tre, le ultime due, c'è questo recupero molto recente rispetto archivio, alle foto di prima, ma alle foto comunque antiche, cose recenti. Il recupero del galeone. Il recupero di un cannone del galeone e questo è il campus scolastico in costruzione, metà costruito e metà cantiere. Il bello di fare questo tipo di ricerca è che anche cose che ci sembrano recenti poi restano comunque lì e sono pezzi di storia, no? Perché uno dice, il campus scolastico, in realtà il campus scolastico è una cosa che è entrata anni. In vigore, quasi 80, è entrato in vigore, io che ho finito il liceo nel 76 non sono riuscito a entrarci per un anno, nel 77 gli studenti sono entrati, a fine 76 sono entrati a scuola lì, per cui sono già quasi...
45 anni. Insomma, molto bello. Guarda, il tempo è volato, naturalmente, come sempre quando si fanno cose belle, però io richiamo l'attenzione su questa tua collezione, su questo fatto che tu comunque esponi generosamente anche sul web queste cose da vedere, con, se mi permetti, una specifica. Gabriele è molto generoso, fa vedere i suoi pezzi da collezione, e questa generosità va ripagata con una cura, un'attenzione e un rispetto. Ogni tanto capita, fortunatamente sempre più raramente, che qualcuno se ne appropri per motivi misteriosi senza accreditarti invece la proprietà, e questo è sbagliato, è brutto e non è, soprattutto non è significativo, non ha nessun verso. Per cui, se volete, se vi capita, innanzitutto andate a vederle perché sono bellissime, e se sentite la voglia di condividere qualche immagine per ricordare la nostra città, abbiate il rispetto del fatto che lui comunque fa questa ricerca ed è la sua passione, ma è una passione che va a disposizione anche di tanti. Dei soldi, esatto, e diffondo gratuitamente, esatto, esatto. Allora chiudiamo, quanti sono i pezzi al momento? Fotografici più o meno 15.000, poi anche altre cose, vabbè. E comunque in un angolino abiti te a casa. In un angolino sì, abito io. In un angolino dormi, il resto dell'appartamento sarà tutto impegnato. Posso fare due ringraziamenti? Certo, come no, come no, guarda. Ringrazio Pesaro Segreta, Ugo Betti, Federico Malaventura e Chris Morri, che mi aiutano e ci aiutiamo a vicenda nel gruppo di Pesaro Segreta, che è molto seguito. E Pesaro Segreta è anche presente con degli intermezzi interessantissimi, sì, ogni tanto... a Rossini TV, sì, esatto, sì. E poi faccio... Prendo noto anche questa iniziativa da Melchiorre 1934, la tipografia. Sì. Stiamo mettendo in atto una serie di quaderni tematici. Uscirà a breve il primo numero e ogni numero avrà un argomento differente da quello precedente. E quando, esatto, quando escono, mi raccomando di farcelo sapere, perché bene, certo, saranno oggetto di una comunicazione dei nostri TG, perché no, insomma, la notizia ci sta tutta. Va bene, grazie mille. Niente, grazie a te Gabriele per essere stato con noi, Archivio Stropanobili, Gabriele Stropanobili, detto archivio dei più, e con lui si conclude la nostra puntata di oggi, 17 maggio, e naturalmente diamo appuntamento alle repliche e agli orari consueti che conoscete, alle 16, alle 22, alle 15.30 il giorno dopo, alla domenica pomeriggio, ma soprattutto alla prossima diretta, che sarà mercoledì 19 maggio, e ancora con ospiti tutti da seguire. Grazie ancora, restate sempre con i programmi di Rossini TV, buona giornata e buona settimana, e grazie ancora Gabriele, ciao. Grazie a voi.